Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. In uno degli ultimi blog, articoli su Today, ho parlato dell'epididimo. L'epididimo cos'è? Forse non tutti saprebbero rispondere a questa domanda, e chiaramente io come andrologo ho l'obbligo di conoscerlo. È una struttura che è situata al di sopra del testicolo e che funzione ha? Essenzialmente è una camera di maturazione degli spermatozoi. Spermatozoi prodotti nel testicolo che vengono poi portati attraverso i dutti, i duttoli, a livello dell'epididimo dove vanno a maturazione con un processo chiamato spermiogenesi. Spermatogenesi è la formazione degli spermatozoi, spermiogenesi è la loro maturazione. E vengono poi eiaculati passando nel dotto deferente e attraverso chiaramente poi un percorso dove gli spermatozoi si uniscono alla produzione, al secreto, ai liquidi prodotti dalle vescicole seminali e dalla prostata per creare il liquido seminale che viene poi espulso con l'eiaculazione. In primis però abbiamo questa locale di maturazione, l'epididimo. Gli ultimi studi lo sanno e stanno approfondendo le sue conoscenze attraverso delle ricostruzioni in 3D, addirittura si è visto che esistono, come ho scritto in questo articolo, 20 sottocompartimenti con specifiche funzioni. Perché dico questo? Perché spesso l'uomo ammala di patologie infettive delle vie seminali, le classiche prostatiti che possono poi diventare epididimiti. Quindi, conoscendo l'importanza fondamentale dell'epididimo nella maturazione dello spermatozoo e quindi nel potenziare il nostro, quello che un tempo si chiamava indice di fertilità, è obbligatorio far sì che tutti noi uomini siamo in grado di difenderci dalle infezioni dell'epididimo, le epididimiti. Argomento non complesso, a cui però vorrei dedicare un video successivo dove spieghiamo un pochettino questa patologia. Intanto iniziamo a conoscere l'epididimo, una piccola struttura situata al di sopra del testicolo, evidenziabile con l'ecografia, palpabile anche con una lieve compressione al di sopra del testicolo, sentiamo la testa dell'epididimo. L'epididimo ha una testa, un corpo e una coda. La testa si può apprezzare manualmente. Non dimentichiamoci che talvolta, visto che siamo in argomento, la testa dell'epididimo può avere delle cisti. Non sono tumori, non sono malattie brutte, però possono talvolta ingrandirsi e dare quella sensazione di pallina proprio all'interno del testicolo, che è chiaramente motivo di ansia per tutti noi. Banalmente, un'ecografia scrotale potrà, ma veramente in pochi secondi, fare la diagnosi e darci la tranquillità. Ci sentiamo allora nei prossimi video dove parleremo dell'epididimite e delle infezioni delle vie seminali. Intanto auguro a tutti una buona giornata.